sfratti stanno raggiungendo di nuovo grandi numeri su tutto il territorio nazionale. È il sintomo di un rapporto che si è rotto tra il reddito disponibile delle famiglie e il mercato degli affitti. L'Istat ha stimato che in Italia circa 2 milioni e mezzo di famiglie non è in grado di pagare l'affitto e le spese condominiali, perché questi insieme superano il 40% del reddito del nucleo. Dall'altro lato, l'offerta pubblica è paurosamente insufficiente. Si stima che ci sia bisogno di almeno 600.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica per dare una minima risposta al fabbisogno crescente. Inoltre si contano in circa 60.000 gli alloggi pubblici sfitti in attesa di ristrutturazione e quindi di essere assegnati. In tutto ciò il governo in carica ha fin da subito deciso di non rifinanziare il fondo per il sostegno all'allocazione per il 2023 e ad oggi sembra anche per il 2024, facendo capire che la volontà sia quella di mettere una pietra tombale sul finanziamento. Per questo il SUNIA ha deciso di avviare in Italia una campagna di raccolta firme su una petizione per il diritto ad abitare, che comprende diverse richieste tra cui il rifinanziamento del fondo per l'affitto nella misura di 900 milioni di euro, un intervento strutturale volto a ridurre il peso degli affitti e dei mutui sulla prima casa, un piano casa nazionale per incrementare il numero di alloggi pubblici senza consumo di ulteriore suolo, ma attingendo all'enorme patrimonio immobiliare inutilizzato, la programmazione con finanziamento pluriennale di ristrutturazione degli alloggi pubblici, infine la regolamentazione degli affitti brevi, fenomeno che sta requisendo dal mercato della locazione ulteriore patrimonio, con conseguenze anche sull'aumento degli affitti. Chiediamo a tutti di firmare la petizione. Il SUNIA di Parma raccoglie le firme nei suoi uffici a Parma in via Pozzuolo del Friuli numero 13, a Fidenza in via Berenini 151.